Ciao a tutti amici nerazzurri, commento post partita amaro di Inter Cagliari 1-1. Nainggolan risponde a Lautaro Martinez, con noi anche il Kuma. Simone, ragazzi, è un peccato nuovamente, perché oggi terzo pareggio di fila, terzo 1-1 contro squadrette del cazzo. Abbiamo dimostrato invece il Cagliari, cioè se cominciamo a perdere questi punti qua si mette male. Oggi abbiamo dimostrato, secondo me, non per la prima volta, di aver finito un pochino la benzina. Adesso questa sarà l'ultima settimana di mercato, arriveranno gli ultimi innesti e poi dobbiamo tirare il carretto. Però poi dobbiamo tirare il carretto fino a maggio, Impressione? La partita di oggi, per quanto potevamo vincere, perché alla fine potevamo fare come 3-4 gol, però ma alla fine abbiamo fatto 1-1, che è immeritato, perché alla fine Cagliari ha creato solo un'occasione nel primo tempo e quel gol di Nainggolan, che tra l'altro deviato, Andanovic che non si è buttato. Sì, è stata una palla, esatto, un po'. Sì, anche perché è entrato lentamente il pallone, un po' smorzato e un po' un tiro brutto. Forse Andanovic non se lo aspettava neanche. Il fatto è che sono partite che quando hai poche occasioni, lo dicevamo anche nelle scorse, devi sfruttarle. Come ha fatto il calcio? Cioè, alla fine. Anche perché comunque abbiamo avuto 3-4 occasioni clamorose. Sì, e comunque non. Cioè, questo dimostra che stiamo iniziando ad arrancare. Intanto lo stadio non è solo noi. Il problema però che se stasera la Lazio e la Juve vincono, quelli allungano, continuano ad allungare. Intanto gli altri non sbagliano. Basti, rompi i coglioni, pareggiare. Gli altri non sbagliano. E poi il signor Manganiello là. Sì, Manganiello ha deciso di. Ha fatto l'ultima mezz'ora. Da quando ha fatto il gol di Cagliari è stato degenerato, cioè, ha fatto un quarto d'ora tutto contro tutto. Poi Lautaro ha esagerato. Lautaro avrà anche esagerato, però probabilmente mo si becca 3 giornate anche di più. Alla fine è impazzito, anche perché cacciato, cioè, il pallone, continua a fischiarti il pallo contro una volta, quando inizia allora. Poi comunque diciamo che Lautaro lo conosciamo bene, sappiamo che è un po' una testa, sì, è sanguigno, a carattere, diciamo che argentino, diciamo che cioè l'errore arbitrale ci può stare, ma quando poi inizi c'è anche magari il rigore non dà, cioè può anche dire anche quando fischi tutto in una unica direzione, anche se con il VAR dovremmo annullare queste cose, però poi quando inizi a fare quell'1, 2, 3, 4, 5 errori, poi basta, poi nervosisci la partita, troppi errori. Comunque iniziamo a uscire, perché sennò veramente rimaniamo da soli e raga, molta amarezza e peccato. Comunque 1-1, Lautaro Nainggolan. Noi lasciamo San Siro amari ormai sempre di più, perché quanto è? Terzo pareggio di fila? Terzo pareggio di fila. Atalanta, Lecce e Cagliari. Adesso saremo qui mercoledì anche per le visite mediche, quindi comunque qualche video sicuramente uscirà in settimana, anche più di uno. Questo è il nostro commento post partita di Inter Cagliari. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Passate da tutti i nostri social in descrizione, anche quella del nostro grafico. Forza Inter. Forza Inter. Ci vediamo presto in settimana, dai.